Ingredienti per questa ricetta sono 2 uova, 50 g di parmigiano, 500 g di spinaci, 200 g di semolino, una noce di burro, mezzo litro abbondante di latte, sale, pepe quanto basta e andremo a preparare anche la besciamella per questa ricetta che ci servirà 2 cucchiai di farina, 50 g di parmigiano, 40 g di burro, noce moscata e mezzo litro di latte. Andiamo a fare ebollire l'acqua nella pentola per mettere gli spinaci. Ad acqua bollente versiamo gli spinaci per lessarli. Una volta scolati gli spinaci, li andiamo a versare in un passatutto. Una volta passati gli spinaci, andiamo a preparare la cottura del semolino. Mezzo litro di latte. Appena il latte è ad ebollizione, aggiungiamo il burro, dopodiché aggiungiamo il semolino poco a poco per farlo cuocere. Dopodiché mescoliamo e lo lasciamo cuocere per circa 10 minuti fino a che il composto non sarà pronto. Appena il nostro composto sarà pronto, andiamo a preparare l'altra amalgamazione con gli spinaci. Quindi prendiamo le uova, le andiamo a salare, appena abbiamo sbattuto le uova, aggiungiamo il parmigiano e amalgamiamo il nostro composto. Aggiungiamo gli spinaci. Dopodiché uniamo agli spinaci il semolino e adesso mescoliamo tutti i nostri. Una volta preparato, intanto ho preparato la besciamella facendo ebollire il latte e preparando a parte burro fuso unito a 2 cucchiai di farina e dopodiché li ho uniti e ho aggiunto noce moscata, sale e parmigiano. Intanto ho imburrato una teglia e andrò a bagnarmi le mani per preparare delle palline con il nostro impasto facendo gli gnocchi. Una volta preparate le palline di gnocchi, andiamo a coprirlo con la salsa besciamella. E intanto ho acceso il forno facendolo scaldare a 160 gradi e le cuoceremo per 20 minuti. Facciamo cuocere in forno. Dopodiché ci mettiamo un po' di formaggio grattugiato sopra. Adesso la andiamo a infornare.